Michelangelo Gensi d'Accusa, sindaco di Fella, siamo qui a chiudere questo viaggio in Italia Invisibile nel posto in cui fin da subito il signor Di Giacomo ci aveva colpito, sia per il luogo, il contesto, sia perché questo borgo contiene, grazie all'attività che voi state facendo, tutte le attenzioni e le sensibilità che oggi un territorio deve avere, dalla dimensione del recupero di un borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, dentro un contesto territoriale molto particolare che lo definisce sì di entroterra, ma è anche un baricentro di questo entroterra, e anche l'attenzione di come oggi una città si deve preoccupare di nuovo nell'equilibrio ambientale, anche di preoccuparsi, come poi ci racconterai, sul tema dell'acqua, che è un elemento estremamente fondativo. Quindi brevemente abbiamo chiacchierato per raccontarci tu, con poche parole iniziali, Ferla, cos'è la città di Ferla e qual è l'attività straordinaria che state facendo. Sì, intanto grazie. Hai un po', diciamo, già anticipato la narrazione di questi anni che nasce da un'attività amministrativa di 10 anni, 12 anni alla guida di questa comunità. Ferla è un borgo dell'entroterra siciliano, uno dei borghi più belli d'Italia, è nell'area interna della Sicilia orientale, della provincia di Siracusa, in collina. È un borgo che è stato distrutto come buona parte della Val di Noto da un terremoto nel 1693, poi ricostruito su impianto settecentesco, è ben conservato con le sue 8 chiese, un centro storico che come dire, ha tutelato sia i beni monumentali che l'edilizia privata, ma questo da solo non basta. Abbiamo continuato e stiamo continuando a rigenerare il borgo, a sostituire tutto quello che è asfalto e diciamo, è qualcosa che non rende gloria a questa storia attraverso una rigenerazione urbana che è in corso e che continuerà nei prossimi anni con dei progetti già finanziati. E poi da subito, dal 2013, abbiamo iniziato ad attivare delle pratiche legate alla sostenibilità ambientale, perché ci siamo resi conto che un luogo per essere abitato deve essere vissuto secondo un rispetto del contesto ambientale, ma anche della sostenibilità, che non è solo ambientale ma anche economica. Quindi attivare buone pratiche legate alla gestione di acqua, energia e rifiuti e poter dimostrare alla cittadinanza che con la cooperazione della stessa cittadinanza e attivando queste pratiche possiamo risparmiare anche da un punto di vista economico e rispettare l'ambiente con le azioni concrete, quindi compostaggio di comunità, tariffazione puntuale, riuso delle acque grigie di una scuola, comunità energetiche. Sono tutte attività che abbiamo messo in campo da pionieri e ci siamo resi conto che far diventare un borgo green è stato possibile con un lavoro che, ripeto, ha ormai le radici circa 10 anni fa, quando abbiamo iniziato a concepire questa attività, e in realtà non ci siamo più fermati né ci fermeremo, perché ci siamo resi conto che è un valore di comunità che abbiamo creato, e la cittadinanza adesso, all'inizio era più diffidente, adesso risponde con la fiducia, che è un valore che non ha un prezzo, non ha politica, non ha una dimensione di consenso, ma è una roba che costruisci nel tempo. E insomma, poi oggi vi racconteremo, vi faremo vedere queste attività portandovi dentro le stesse. Michelangelo, la cosa che colpisce, che Sonia ci ha raccontato molto bene, che subito abbiamo riscontrato, un giovane sindaco, una visione che forse non è un caso che c'è una nuova generazione, no, che fa politica, che intravede nelle problematiche invece un tema di riscatto, nelle complessità un posto dove lavorare e che fa, mi ha colpito, l'hai detto prima, una scelta di campo di vita precisa. Bisogna partire da qui e il futuro riparte da qua, con una condizione che non è né romantica, volevo sentire le tue parole, né, come dire, o nostalgica, ma una condizione vera di comprendere il valore. Allora, visto che parli di un percorso che parla da tempo, forse anche a questi punti bisogna anche non parlare più di entroterra, se no per dimensione geografica, no? Perché questi luoghi in realtà possono diventare baricentri, cuori, pulsanti, significativi, ma soprattutto perché, se lo diceva stamattina anche con Sonia, forse quelle complessità o quelle fragilità che alcuni luoghi hanno oggi potrebbe avere quella snellezza, tra virgolette, di essere di riferimento dal punto di vista complessivo. E questo si pervade subito sia da questa condizione straordinaria che hai subito creato, tipica di questa latitudine che noi amiamo tanto, ma anche questo entusiasmo si continua a sentire, ovvero quel tema che una volta tutte le problematiche portavano a pessimismo e fastidio, oggi in qualche maniera tende a essere un valore aggiunto. Quanto in qualche maniera questo, come tu hai ben detto, è già parte un po' di un'educazione sentimentale che tu hai portato poi alla città, no? Ai cittadini, visto che comunque chi parla è un giovane sindaco. Sì, guarda, è parte della comunità, anche se ci è voluto un tempo, e poi insomma, tu
lo hai anche tracciato, l'idea dell'amministrazione di questi anni è stata quella di contaminare l'azione amministrativa non con le progettualità o con gli iter burocratici tipici, quindi abbiamo a volte anche forzato da un punto di vista amministrativo, operando in una linea di confine, diciamo, tra la norma pur rispettandola, ma elaborando dei progetti appunto sperimentali. Quando abbiamo fatto il compostaggio di comunità non c'era una norma in Italia che regolamentava questa pratica, eppure in Provenza da 30 anni questa roba la fanno. Allora abbiamo sperimentato un'azione che poi l'anno dopo è diventata norma dello Stato. Stessa cosa abbiamo fatto delle comunità energetiche, quindi è possibile quando hai una visione è la contaminazione delle giuste competenze, perché tutte queste attività non le abbiamo compiute da soli, ma attivando processi di partecipazione dall'Ordine degli Architetti di Siracusa a chi si occupa di progettazione europea, all'Università di Catania, insomma a chi comunque ci ha dato una mano e chi ha condiviso questo percorso, che non è un percorso appunto in questo caso economico, ma è un percorso veramente sentimentale. E il fatto che Ferla racconti le proprie esperienze in tutta Italia sicuramente fa innalzare il mio ego in questo momento in maniera smisurata, ma dall'altro lato però conferma quello che tu hai detto, cioè ovvero che è possibile invertire questo paradigma per cui quello che funziona sta al nord e sta nelle città, invece probabilmente può funzionare anche al sud e nei piccoli centri, quindi che possono diventare una sorta di laboratorio, di hub permanente. E l'idea che mi piacerebbe lasciare ai miei concittadini è che questa sperimentazione continui nel tempo, e stiamo lavorando anche con la rigenerazione di alcuni spazi, di ulteriori spazi e contenitori urbani, per realizzare una sorta di hub permanente, perché questo è quello che mi piacerebbe lasciare come eredità quando non sarò più sindaco, ma comunque sarò cittadino di questa comunità. Ma il cambio di paradigma è proprio questo, immaginare che non ci sia più un'esigenza semplicemente o di supporto relativamente al sud, ma quanto oggi il sud invece possa essere, ci sia bisogno del sud proprio per essere esempio di riferimento. Sonia, ti lascio chiudere a te, perché tu fin da sud, come abbiamo parlato, non hai avuto dubbi. A Ferla, dove dobbiamo andare, dobbiamo incontrare Michelangelo, dobbiamo parlare di questo contesto che mette insieme vari aspetti, quindi vuol dire che ovviamente lo stai seguendo, e qual è poi stata anche da parte dell'Ordine, ma soprattutto anche della tua, diciamo, la visione immediatamente che porta a Ferla a essere un esempio di riferimento. Allora, io ho pensato naturalmente ad invitare, a coinvolgere Michelangelo, perché mi sono basata sui principi fondamentali di questo viaggio di Mediterranei Invisibili, che parte dall'analisi delle tre linee d'acqua. Quindi la linea di costa e la linea di piana erano stati già ampiamente, diciamo, individuati. Quella di cresta ho pensato a te, perché vieni considerato, innanzitutto perché l'acqua nel territorio, nel tuo territorio, è sempre stata fondamentale, perché lega diverse realtà urbane all'interno della nostra provincia, e perché sei considerato un sindaco visionario. E questa tua esperienza credo sia importante, debba essere diffusa anche ai centri limitrofi, per come un esempio di, appunto, da proporre in un prossimo futuro. Ma questo non significa che nel tuo territorio non dobbiamo intervenire o non possiamo supportarti, perché l'intenzione è quella proprio di lavorare insieme, mettere insieme le sinergie, appunto, interprofessionali, e poter arrivare a un modello, insomma, di e centro urbano da imitare, insomma, che venga utilizzato come un vero e proprio modello. Perfetto, continuiamo nella camminata, sì, successiva, certo, al promenade. Adesso approfittiamo di questa piazza ricca, entusiasta e felice di poter avere un momento conviviale. Grazie.